piccoli nani schifosi, brutti, luridi. Come arti una cosa del genere? Guardate la mia potenza. La mia potenza da nabbo più gigantesco di Roblox. Guarda come sono forte. Vi distruggo. Non faccio niente tanto. Allora, voglio sapere chi c'era quando avevamo giocato questa modalità l'altra volta. Io. Ok, Jerick no. Infatti no, è un nano. Non sono, infatti sono piccolissimo. Che schifo. Nessuna casalinga vorrà mai un pigmeo brutto e nano come te. Mi dispiace, devi fare qualcosa per migliorare. Però noi altri, io direi, prima di fare qualsiasi altra cosa, avanti. Andremo un pochino avanti, perché io voglio vedere che cos'altro c'era. Mi ricordo e vorrei ricordare a tutti, ma potrei fare una cosa? Ci saranno i Rebirth qua? Sì che ci sono i Rebirth. Ci sono, voglio, devi aprire il menu. Vedo. Però devo avere almeno 35.000 forza per rebirtare. Scusa, tu quanto c'hai? Al momento 5.000 forza, quindi vado subito. Ci vuole tantissimo allora per fare rebirth. Mi sa che è molto difficile rebirtare. Vabbè, fatemi vedere fin dove potete arrivare voi altri. Allora, Jerick deve rimanere all'inizio. Iniziate ad andare, che gli spiego un attimo, perché altrimenti quel poverino non capisce niente. Oh, Jerick, grazie. Dove sei? Fatti vedere, va, che sei poverino. Dove sei? Vabbè, ecco. Mamma mia, io non ti perdo di vista da quanto sei grosso. Perché guardi le mie chiappette lucenti. Sono enormi. Sono proprio belle. Allora, vedi questi qui, vedi questi piccolini così. Tu con la tua forza piccola devi accopparli, capito? Uno ad uno li accoppi. Prova un po'. Ok, sì, proviamo. Bravissimo. Molto bravo. Eccoli. Okay. Si sente più forte il tuo mouse lurido che schifoso che possiedi. Oh, no. Più della tua questa voce. Questa cosa è gravissima. Molto grave, molto grave. Quasi a rischio di uccisione, però ti risparmio perché sei a rischio di estinzione. Grazie. Vediamo dove piace. Piace, dove stai? Ah, sono nel secondo portale, quello blu. Anch'io, ecco, sono qua, guardami. Ok. Molto bravi. Siamo fortissimi. Molto forti, molto forti. Io voglio essere più grande, però non posso essere così piccolo. Alex, consigliami qualcosa da comprare. Devi fare secondo me il rebirth. Non posso farlo il rebirth, ma sei stupido. Allora ti dico io cosa comprare, amico Lion. Dimmelo allora. Non lo so, perché qua non c'è il game pass. Dobbiamo tornare all'inizio. No, allora andiamo dopo all'inizio. Adesso siamo qua e andiamo avanti. Io devo arrivare dove ero l'ultima volta. Sono 3 chilometri di viaggio adesso. Guarda qua, così. E poi vado qui. Ma tu potevi andare nella montagna, mi sembra, E mi ricordo anche io, però volevo vedere. Allora, di qua. Ma sono caduto, non sono riuscito a scappare. Allora, vi dico una cosa. Io posso in teoria comprare la forza, no? Però costa pure un casino, cioè tipo 5.000 di forza, che non sono neanche abbastanza per fare il rebirth, perché me ne servono di più, però costano 500 Robux, Alex, 500. 25.000 ne costano 1.250. Mi tenta, Secondo me conviene però, comunque. Sì. Perché ho visto ci sono le isole dove puoi accedere solo con i rebirth. Ho visto anche io. E poi, cioè, sembra quasi. Sono caduto in acqua. Sembra quasi un affare. Cioè, no, se 500 costano 1000, cioè. 5.000. 25.000, no, quella cifra. Secondo me ti conviene. Anche secondo me mi conviene. Allora. Mi sto evolvendo. Ma vai a cagare. Venite tutti quanti. Venite tutti quanti all'inizio, alla fontanella. Arriviamo. E adesso state per assistere alla mia esplosione di potenza, che diventerò. Ma Alex, sai che cosa, dimmi tutto, sai dimmi che cosa tutto. Ci vuole per diventare veramente forti? Cioè che ti fa diventare dimmelo. Fortissimo. Proprio una bestia. Le storie del quartiere. Supremo. Queste qui se le possiedi, se le hai preordinate su Amazon, che le trovate già, ti danno un boost istantaneo di più 5.000 forza. No, ma che 5.000? 5 milioni. 5 milioni di forza appena aggiornate. Una cosa insindacabile. Piace, hai già preordinato le storie. Per forza, anzi ora vado, lo piglio subito. Sarà meglio che tu ti indebiti pur di preordinarle. Jerick, anche tu lo hai fatto. Io ne ho presi due addirittura. Certo, uno da regalare alla tua casalinga favorita. È normale. Cosa aspettate a farlo anche voi? Potete donarle alla vostra crush per avere un subito istantaneo bonus di piaciosità nella vostra crush, nel cuore. 5 milioni punti. Raga, ho speso. Oh, oddio. Mi sto volendo. Oh, sono un mondo enorme. Tutto grosso, enorme. Adesso se vedo una casalinga la spacco. Guarda i muscoli che mi vanno ovunque. Hai visto? Anch'io mi sono evoluto. Guarda. Sono bellissimo. Ma dov'è? È il piccolino. Aspetta. Eccolo, non lo vedevo. È piccolo carino, vuoi un bacetto? Aspetta un po' che ti do. Aspetta, c'è anche la zona PvP. Dovremmo andarci per dimostrare la nostra rispettiva potenza. Ti ricordo che la zona PvP era rotta, rottissima proprio. E poi non ci sarebbe competizione, sei troppo forte. Come enorme, sono grossissimo. Comunque io ho trovato un'altra zona bellissima. Vai a cagare, piace, nessuno ti ama. Aspetta, ora me lo dici. Un attimo che devo cambiare la maschera prima di tutto, perché questa cappella da principessa non è più degno della mia potenza. Metti una chioma da principesso. Mettiti tua massa. Ok, non mi no, fare. No, no. Chiedo scusa. Mi comprerò. No, non posso spendere queste cose. Costano tutte tanto. Questa. Oh, guardatemi.
Ma non c'è cosa niente. Cosa c'hai? Non si vede. Ma non c'è nulla. Aspetta, forse sbaglia. No, no. Devi equipaggiarlo. E non ce l'ho. No. Te l'ho truffato. Strano, non succede mai, eh. Perché non va? No, ma forse ce l'hai, guarda bene. No, no, non ce l'hai. Non ce l'ho. Aspetta, forse non mi devi resettare. Ah, perché sei rotto. Allora, ti resetto tua sorella. Aspetta, no, un attimo, che sicuramente sarà. C'avevo anche gli occhi laser, io. Bellissimi, proprio esagerati. Ma io non vedo nulla di queste cose. No, vabbè, queste cose le vedi dopo. Adesso. Dov'è così laser lì? Aspetta. Dai, perché vengo sempre truffato? Ma truffano tutte cose. Ma non è possibile. Ma li ho comprati. E qui. Oh! Dai! Vabbè, immaginate che io abbia una collana d'oro. Adesso la principessa, niente, basta. Sono il resto principessa. Però una collana. Ma i muschi la nascondono. No, non li... sono di vetro, come fanno a nasconderla? Non è possibile. Però posso. No, dov'è che era? Mi ricordo che c'era un posto per diventare un'altra cosa oltre il vetro. Volevo andare lì, Alex. E forse è nello shop per le skin. Questo qua, dov'è? Dov'è lo shop per le skin? Questo qua, era il black market, vieni qua. Ma non vedo niente, sono troppo grosso. Ah, sì, bravo Alex Nauz. Allora, grazie. Io adesso ero il noob di vetro. Bellissimo, bellissimo, perfetto. Posso diventare magari il imperato... Beh, mamma mia, ce ne sono certi. Bellissimi, però l'imperatore costa. Però... C'è il bling noob, diamond noob, 100.000 rebirth token. Quanto costano? Ma sono troppi, E 5.000 Robux, è un'esagerazione, però. Vabbè, per adesso va bene così, andiamo avanti, venite con me che facciamo le cose forti, venite, venite, guardate. Adesso quanta forza c'hai, scusa, Guarda che cosa posso fare, osservate la mia mossa, Boom, bombe nucleari. Boom, ma devi guardare l'epicità. Ah, boom, ok. Bombe nucleari per terra, spike di ferro. E rompono tutto. Sì, adesso. Ma anche io le voglio fare. Ma vai, vai a cagare, tu cosa vuoi fare? Tu non hai nessuna potenza, sei scarso, vatti ad allenare. Forza, allenati. Pompa quei muscoli. Pompali, pompali. Pompa, pompo. Pompa, pompa forte come una bicicletta devi pompare. Guarda, guarda la mia potenza, guarda la mia potenza. Adesso sapete dove sto andando, nella zona da 17.000. Vai, distruggili. Sono caduto in acqua e ovviamente vado a fondo perché sono troppo grosso per restare alla galla. Sei un'ancora. Una, sì, una potenza fenomenale. Boom, boom. Guarda qui, Jerick. Quando passo mamma devi... mia, sei, inchinati. Sei enorme. Inchinati. Okay, mi inchino. Al mio passaggio che sono di un grosso vergognoso. Devo giocare tutto con le spalle larghe. Sto giocando con le spalle larghe, per dimostrare. Ma non ci entri nel portale tra un po'. Infatti, non ci passo. Mi inchino. Ma vai a cagare, va. Allora, non prendere in giro. Raccontami piuttosto delle tue vicende, Alex Nauz. Le mie vicende è che io ho 650 di forza e non posso fare niente. Ok, sei scarso. Guarda grosso io. Piace, dimmi le tue vicende. Allora, io sono fortissimo, ho 412. Ma ci sto lavorando bravo, su. Bravo. Sto entrando nel portale 17.500 sempre con le spalle aperte, io sono tutto il tempo così. E dici cosa c'è? Allora, questo qua è la Wakanda Island. Bellissima Wakanda Island. Ci sono dei grossi, quasi grossi come me. Molto grossi i nemici qui, Veramente pompati. Puoi spaccare, spaccali tutti. Secondo me posso, adesso ci provo. Wakanda! Sono forti, ma scappano perché mi vedono più fenomenale di vai, loro. Vai, distruggili! Allora, vi dico, prima voglio sapere. Allora, Jerick, quando tu uccidi uno di quei così nanetti piccolini, quanta forza ti dà ciascuno vediamo di loro? Non mi dà nulla. No, ti dà qualcosina. Uno ti dà. Mi dà. Uno, ok. Alex Nauz, quando uccidi uno, quanta forza ti dà? Non lo so, 14 mi sa. 14. Piace, quanta forza ti dà quando ne uccidi? Non lo so, pensa anche a me 14. Va bene, sì, probabilmente sì. Questi grossi grossi qui danno esattamente 240. Cosa? E anche danno anche dei rebirth token perché sono potentissimi. E poi danno anche 800 soldi per ognuno che uccido. Però secondo me non è... Vabbè, sono rotti? Ma non tanto quanto vorrei, cioè devo dire la verità, Magari... Magari devi fare il rebirth per avere i cosi più rotti ancora. E ma magari ci sarebbe anche qualcosina, capito, da qualche da acquistino, shoppare. Qualche comprata. Ma c'è già tutto, sei rotto. No, beh, non c'è mai limite ad essere rotto, la rottura può sempre ampliarsi, piace. Vedi, devi immaginare nel tuo piccolo cervello goblinesco, come se ci fosse, c'è un terremoto, c'è una spaccatura nel terreno, no? E più diventa sempre più grande. Certo, si apre sempre di più, si rompe sempre. Ma lui pensa solo alle gemme. Sì, alle gemme. Ma qui non ce le sto vedendo. Ma tu devi immaginare che i soldi che ti danno i tipi che uccidi sono gemme, capito?
Ah, ok. E quindi loro, le monete sono gemme, l'oro. Oh, l'oro, l'oro di Clash Royale. Cosa vuoi? Piace un grande fan, ma non perché... Infatti nella parte che ho visto io c'è tanto oro. Vedi, vedi, ma non perché ci gioca. Lui è dentro il gioco, è un goblin, avete capito? Proprio, sì, l'aggiornamento hanno messo lui. Perché costava di meno mettere una persona piuttosto che fare, scriptare il goblin, capito? Programmarlo, era un sacco di lavoro. Quindi hanno fatto un concorso e hanno detto... Ci serve uno che fa il goblin, cioè ci serve proprio uno che fa 24 ore su 24. Mi sono presentato io. Sei presentato solo tu perché tutti gli altri hanno detto no, cioè è uno scam, 24 ore su 24 a fare il goblin non mi conviene. E quindi tu sei andato lì, c'eri da solo e ti hanno preso, hai capito? Per forza mi devono prendere perché sennò è il supremo. Oh, ma qui c'è un boss. Oddio, un boss supremo? Sì, ed egli balla, lo vedo che... Spaccalo, spaccalo! Sboccalo, gli devo mettere addosso, Alex. C'ha tipo i muscoli, c'ha due braccia muscolose e lati della testa, come se fosse... Vai, distruggi! Potrebbe uccidermi, mi sembra forte questo qua, ci provo? È più grosso di me, incitatemi, maiali, forza! Vai, forza, grande, ce la fai! Ok! Distruggilo, spaccalo! L'hai spaccato? Ci sto lavorando. Sì, sì, lo spacco, lo spacco. Non è che ti spacca lui! No, no, gli piace. 4000 di forza ho guadagnato! Vabbè! Oh, erano soldi. Comunque è tanta roba! Wow! È ritornato. Ma io questo lo ammazzo 10 volte di fila. Se fa così, divento ancora più forte. Ora vi dico ma bene quanto da... Ma OP praticamente, distruttivo! 4000... Da 4... Ma, scusate, ma non me le sta dando a me queste 4000 di forza? È tutta una bugia questa cosa, non le vedo. È uno scam, anche ti ha truffato anche il boss. Allora, stai zitto perché... Allora, il giorno mi farò prendere in giro da un amante delle casalinghe. Non è vero, avevo letto male, da 400 di forza e 4000 di oro, ecco. Vabbè, sempre tanto, e da me ne danno 20. Jake, chiedi scusa per aver preso in giro. Scusa, chiedo scusa. Prima non è di vero tutto che non guadagni nulla. Vergognati, adesso sai cosa mi dico? Vergogno. Adesso per quello che hai fatto, faccio una petizione. Tutte le casalinghe che erano interessate a Jake, dimenticatelo, perché c'è un altro più bello di lui. Questa cosa è crudele. Sì, lo so, Alex Nauts. E chi è questo? Alex Supremo, Alex Nauts. No, basta, con me è chiuso, Alex, è così, basta. È così, è così. Mi dispiace, Jake, non c'è più trippa per gatti, perché adesso, da adesso in avanti, sarà Alex Nauts a prendersi tutto l'amore. No, delle amore, amore delle casalinghe a me. Però Jerick, stai ancora urlando nel microfono, cioè hai veramente scassato l'amprella, cioè io non so come dirtelo, non te lo devo comprare il microfono nuovo, devi rimanere col tostapane per tutta la vita natural durante, perché fai schifo. Scusa? No, no, allora, allora devi parlare per bene, prova a parlare per bene. Parlo per bene ora. Non è vero, ora sei solo stupido. In che modo hai cambiato? Guarda, parte di noi la stupidità. Sei stupido e stupidino adesso. Prima eri stupidone, adesso sei stupidino. Basta, non voglio sentirti più. Alex, parlami tu. L'hai traumatizzato perché praticamente gli hai detto che le casalinghe non lo vogliono più. E che vogliono a te, ancora peggio, Ancora peggio. Vabbè, ma lo so che tutti mi vogliono a me. Io sono Alex Nauts, il supremo. Del resto, oltretutto è anche un poco più giovane di Jerick, quindi già questo per le casalinghe sono sicuro che no, c'è più trippa. Punti a favore, certo. Poi è un po' più corposo, quindi c'è più roba da toccare. Avete capito? Interessante. E poi che lavori sai fare in casa, Alex Nauts? Io faccio il casalingo, praticamente. Vedi? Vedi, è perfetto per le casalinghe. Avrete moltissime cose in comune e lui sfoltirà il lavoro, perché non è giusto che facciano tutto le casalinghe. Quindi Alex Nauts arriverà proprio a proposito. Jerick, ti lavo i piatti e per terra. Jerick, tu che sai fare a casa invece? Io faccio tutto, so fare la polvere, so lavare i la piatti. Polvere. Lui fa la polvere perché vi impolvera a casa, fa schifo talmente tanto che riempie tutto di polvere. Vabbè, ritorniamo all'inizio che vi devo far vedere qualche nuovo acquisto. Arriviamo subito. Allora, vi spiego. Ci sono diverse cose che si possono comprare, però quella che mi incita di più a me è la skin, perché vorrei una skin più bella. Il problema è che il noob di vetro m'ha stancato, non è più... Sì, ma costano troppo, Lion, 5000 Robux sono tanti, C'è neanche una da 10000 tecnicamente, quella da 10000 è già un pochino più, sono 1000 Robux. Ma almeno ti danno dei miglioramenti? No, sai che non ci ho mai guardato, aspetta. Ultimamente. Non è che non servono a niente. Vabbè, però sono belle, quindi vale la pena. Mi sa sì. Che non, mi sa che non ti danno niente, effettivamente. Mi viene questo. No, non ti danno, erano solo belle. Ma mi sa che è un po' uno scam questo, ma leggermente. Non ti nota neanche. Però posso mettere, guardate qui. Guardate un po'. Ti stiamo guardando. Cosa hai fatto? Cosa è cambiato? Aspetta, niente ancora. Adesso. Dai, ma è una presa in giro questa cosa. Ma tutte le cose che compro non ci sono. Aspetta, no, ecco! Mamma mia! Non vedo più niente. Non vedo niente. Finito un po' cose, rompi tutto, rotto tutto il gioco. Non c'è più, io vedo solo verde adesso. Tutto verde, azzurro, non vedo più niente. Finito, vabbè. È bello comunque da ma fuori. Ma lo togliamo, sì, è bellissimo. Molto bello, lo tolgo.
magari i giochi, però okay. Va bene. Ma Jerry che non parla più perché si è offeso, poverino. Io sono molto offeso da quello che adesso però stai parlando bene, non è né troppo forte né troppo piano. È Alex Nauz che sta un po' borbottando, quel figlio della sultana. Oh, sì, no, scusami, non lo faccio più. Si sta con le gambe, eh? Cioè, io no, te lo dico, le gambe, io ci tengo le mie gambe. Vorrei vedere, l'unica cosa che porta in giro quel sederone grasso. Alex, scherzo, ti voglio un bene incredibile. Lo so. Adesso non scherzo più, allora mi sa che fai comunque, così. Innanzitutto, chi è che ha il sedere più grasso? Cioè, ti sei visto? Come ti permetti? Le mie, ti sei visto? Le mie chiappe sono formose. Prima di tutto sono di vetro. È già questo esalta la qualità. Guadagni punti, ma non significa niente, siamo comunque più grandi. Non c'entra niente perché sono di vetro, quindi pesano meno. E poi sono belle, si vede attraverso. Aspetta un attimo, sapevo che c'era qualcosa che non avevo comprato io. Guarda qui, ci sono dei Game Pass che io non ho comprato. Per esempio, e quali, scusa, eh? Posso avere la testa più grande. Non so a cosa serve, però lo compro lo stesso, vediamo. Funziona? No, ma penso che quelle sono le teste, quelle che poi... Le teste, che hai ragione, pensa che idiota che sono io. Molto meglio, molto meglio. E poi, cos'è questo? Max upgrade? Aumenta il danno a 400. Mamma mia. Questo è una cosa da avere e posso comprarla senza shoppare niente. Ho comprato un upgrade del danno che io adesso faccio 39 volte più danno di prima. Cioè, cosa? Che porcheria. E vi conviene farlo anche voi. Praticamente distruggi tutte cose adesso. Jerick, vedi questo posto dove sono io, questa bancarella qui? No, non ti vedo. Dove sei? All'inizio? Sì, alla fontanella, povero Jerick. Ah, io invece ho fatto il primo portale, quello da sì, 25. Sì, però sei lì a urlare. Non è che devi urlare quando vedi una cosa. Non è che ti devi casare tutto così, Jerick. Cioè, dobbiamo deciderci. O la smetti di urlare o ti metto la museruola. Perché non è possibile, non ti posso portare in giro. No, la smetto di urlare. E non è che devi borbottare adesso. Jerick, mannaggia te. E poi non dove sei? Di mezzo. Ma non c'è qui, al centro. Ma qual è? Qui, dove sei te? Io ma dai, è talmente piccolo. Sembra una formica, sembri. Guarda qui, devi venire qui a buy upgrade. Devi comprare gli upgrade per diventare più forte. Hai allora capito? Li compro tutti. Ecco, bravo. E io intanto mi compro... Vediamo che... Ah sì, perché qua ci sono quelli che avevo comprato la volta scorsa. Posso comprare una cosa per dare fuoco ai noob. Bellissima dare fuoco ai noob. Però c'ho già... Ma tu c'hai già lo spike attack. Capito, quando rifacciamo le modalità è un po' brutto. Perché ho già comprato le cose più juicy. Perché io non mi tengo. Devi comprare le cose un pochino meno juicy. Così se la rifacciamo compri le cose ancora più juicy, capito? Hai ragione, capito. Però io non so mai se poi la rifaremo un'altra volta oppure no. Ma vogliamo fare uno scontro per almeno provarci? Proviamoci, dai, proviamo a fare lo scontro. Vediamo che succede. Jerick lo sa dov'è lo scontro? No, non so nulla. Guardalo, guarda dov'è. Cioè io neanche l'ultimo. Cioè, mamma mia, Jerick, ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo tutto il tempo? Io cerco di diventare come te. Non puoi, sono potentissimo, Jerick. Puoi solo guardarmi le unghie dei piedi. Oh, ci stiamo. Oh, sono contro di te. Vedi? Fermo, gustiamoci questo momento perché cioè l'altra volta un secondo. Non ci sa chi vince. Avete mai sentito? Avete mai sentito la favola? Non era una favola, la leggenda di Achille contro Golia, no? Per esempio. Dice la piace. No, non me la ricordo sinceramente. Ma io non me la ricordo questa favola. Come no? Alex Nauz, dici tu allora. Non era Achille contro qualcun altro. Era Davide. Altro, ma Davide, ma volevo vedere se eri attento, l'urido sacco di letame. Prego, Alex, dici la favola di Davide contro Golia. Prego. Praticamente Davide tirò un sassolino a Golia che era gigante e morì. Vabbè. Beh, molto stretta. Sì, uguale. Allora piace, capito? Adesso Sì, allora, io sono Davide. Prima di tutto facciamoci un emote di, capito? Così, tipo per Ok, va bene. Pronto? Adesso vai, prontissimo. Ok, sei pronto? Vai, attaccami, sì, tira, vai. Tira il sassolino, piace? Tira il sassolino. Stavo vincendo però. Sì, era molto vicino. Hai vinto, guardi, coriandoli. Faccio un'altra emote, aspetta. Niente. Oh no. Adesso nuovo scontro. E sì, sono io contro Jerick, mi sa. Chi è quello più piccolo? Il silenzio, la morte totale del cervello. Cos'è successo? Chi è quello Jerick? Più piccolo? Due punti. Sono io. Jerick, che cosa ti è successo in questo attimo di silenzio? Ha smesso di funzionare il cervello. Possiamo evitare che succeda di nuovo? Installiamo un antivirus in quel cervellino piccolo e scassato, sgangherato? Okay. Magari. Ok, chi è quello grosso? Sono io il supremo Alex Nauz! Jerick, fai un emoto per salutare il tuo avversario, per favore. Eccolo qui. Ok, allora vi darò io il via. Siete pronti a combattere? Sì, pronti! Ok, Jerick non parla. Jerick è stupido, secondo me, comunque. No, non è vero. Cosa ho chiesto? Ho fatto le emote. Santa Maria, ma questo sta vivendo in un mondo tutto suo. Jerick, ho detto, siete pronti a combattere? Sì, io ho detto di sì. No, l'ha detto solo Alex! Cretino!
Oh, no, guarda, guarda. Niente, non possono. Cioè, che stupidi. Che successo? No! Cioè, talmente cretino Jerick che si sono, hanno rovinato il combattimento. Io non è. Cioè, Jerick, tu fai veramente schifo. Ma io basta, non ti parliamo più, Jerick. Escluso per sempre dal gruppo. Jerick, quanto sei cretino oggi? Cioè, dimmi. Esprimimi a gesti questa cosa, questa tua stupidità odierna. A gesti? È un gesto molto brutto. Perché non ci sono proprio. Sì, no, oggi sei completamente fulminato. Chiedi scusa a tutte le casalinghe che ti seguono. Scusa a tutte le casalinghe che mi amano. Ora non, no, ti, non amano, ti amano più. Più. Non ti amano, amano più. Di risolvere una bella partita a calcio che c'è il campo pure. Ma vai a cagare, vai. Andiamo, riprendiamo a diventare grandi, che è meglio. Io ero arrivato l'ultima volta qui alla zona del vulcano, devo continuare. Jerick, per la prossima volta, se mai dovremmo rifare questa modalità, dovessimo rifare questa modalità, tu devi diventare almeno la metà di me. È chiaro, devi arrivarmi alle chiappe. Va bene, ce la farò. Ok, mi aspetto che tu diventi fortissimo. Devi stupire, devi recuperare i punti con tutte le casalinghe che oggi sono rimaste insoddisfatte, sia dalla tua prestanza fisica che anche dalla tua prestanza mentale. Cioè, sei stato... Ma quella mentale è veramente uno schifo oggi. Deludente, mamma mia, deludente. Io sono entrato nella bocca a porta qui nella roccaforte. Non è che muori. Ma cosa, ma stai? Ma tu sei impazzito? Cioè, io guarda, io posso. Nessuno si mette neanche davanti a me. Cioè, io posso passare. Ti paura? Con le spalle larghe, così, capito? Boom, boom. E posso andare ovunque, capito? Nessuno mi può. Che è successo? T'hanno fermato? C'è un cancello che mi afferma, come ti permetti? Perché questo qui, per farlo, bisogna fare il rebirth. Ma si dà il caso che per fare il rebirth servivano 35.000 di forza. Io adesso 35.000 di forza ce le ho. Quindi posso... Allora puoi farlo! Posso però diventi piccolo. Più piccolo di Jerick. Sarebbe bruttissima questa cosa, infatti. Così vinco la sfida. No però, no. Allora, per questa volta io mi fermo. Vediamo cosa succede. Se dobbiamo rifare questa modalità, rebirterò. Per dare a Jerick una possibilità di rivincita. Ci saluta Alex Nauz però con uno hashtag. Io vi saluto con un hashtag, sì. Oggi lasciamo l'hashtag svegliati Jerick, perché mi sa che non era sveglio. Sì, mi sa che stamattina si è addormentato il piede sbagliato. Sto segade. Segade? Volevo dire segoide. Però